Ciao a tutti amici e benvenuti a questa nuova puntata di Recumbent Bikes for Dummies, dove tutto diventa possibile, dove qualsiasi ciclista può diventare anche costruttore. Siamo qui io e Sofia, che vogliamo spiegarvi come si fa la carenatura di un trike, o come dovrebbe essere fatta. Come facciamo la carenatura di trike? Andiamo in cantina e lavoriamo! Lavoriamo tutto il tempo. Allora, praticamente la carenatura di un velomobile, di un trike, quello che volete, normalmente si fa con delle tecniche abbastanza noiose, giusto? Noiose. Si prende il polistirolo, si taglia, si fa lo stampo, si fa il controstampo, bisogna stare lì a levigare, due maroni così. Allora, siccome non abbiamo né i soldi né la voglia né il tempo di farlo, facciamo un sistema ibrido. Un sistema un po' tipo quello che viene utilizzato dagli appassionati utilizzando il coroplast. Solo che il coroplast ha il problema. Sì, che bisogna incollarlo. Sì, e poi incollarlo. Bisogna rivettarlo, due maroni così. Allora, noi utilizziamo la vetroresina, la nostra amica vetroresina epossidica, giusto? Sì. Facciamo dei pannelli, adesso vi spieghiamo come fare per renderli lucidi, perché quella è la parte fondamentale, perché tutti sono capaci di fare dei pannelli grezzi e poi stare lì a scartavetrare due maroni. Invece noi li facciamo lucidi utilizzando un sistema abbastanza particolare. Una volta utilizzato questi pannelli, li mettiamo nella forma corretta, nelle sezioni corrette, li incolliamo, ci aggiungiamo delle parti curve abbastanza particolari, che poi vi spieghiamo come si fa, e andiamo avanti col lavoro. Giusto? Quanto tempo ci ha messo il papà a fare la carenatura? Vabbè. Quanto tempo? Un po' tanto, vabbè, perché non è che ci sia tutto sto tempo, Però Sofia mi aiuta, Sì. Ogni tanto viene da me, mi dice: papà, devi far così, devi far cosà. Ma così non sei capace, adesso lo faccio io, Giusto? Sì. Però con la vetroresina, attenzione, usate sempre i guanti, le mascherine, eccetera, eccetera, perché anche se non puzza, la epossidica è comunque, può creare irritazioni. Quindi comunque state attenti, giusto? Sì. Allora, a questo punto andiamo a vedere un po' qual è la procedura. Sostanzialmente il cuore del sistema qual è? Quello di creare dei pannelli attraverso una stampata che direi negativa. Cioè, negativa significa che io ho un pannello di cosiddetto vetro sintetico, che è quella plastica che trovate dal Ferramenta a circa 12-14 euro al metro quadro. Sì, l'abbiamo presa insieme. Vedete quanto può essere, ed è molto difficile rendere la vetroresina già lucida. Quindi il discorso è di avere dei pannelli già lucidi da assemblare, quindi un assemblaggio vero e proprio, non una stampa convenzionale. Allora, questo è il pannello di vetro sintetico. Il vetro sintetico ha la proprietà di non far aderire la vetroresina. E quindi questo consente, una volta laminata sopra, di poterla tirare via con poca fatica e con una finitura già lucida. Al più c'è qualche piccola imperfezione, ma poca roba. Facciamo vedere come si fa. Quindi si prende la nostra resina epossidica, si miscela in parti corrette, giusto? Giusto. Che sono circa 125, quindi 100 grammi di resina e 25 di indurente. Si gira il mestolo. Sì. Gira, com'è la canzone? Gira il mestolo, tira su coperchio, fuoco notte di minestro e svacoli. E il minestro noi l'abbiamo fatto, perché una volta che si mette poi la vetroresina sul tessuto, lo stendiamo con quella roba lì che si usa anche per fare il wrapping, quindi una spatolina molto semplice. Potete usare il pannello, ma la spatolina è molto meglio perché riesce a stendere bene. La vetroresina ci aiuta perché il tessuto, impregnandosi, diventa trasparente. Quindi sappiamo quanto e come mettere, quanta resina mettere, giusto? Si mette giù e a quel punto, dopo uno o due giorni, si indurisce, si tira via e viene fuori una figata pazzesca. Guarda, è già lucido. Già lucido. E quindi noi utilizziamo poi tanti di quei pannelli per creare la carenatura. Tanti quanti ne servono, qui ci vuole un po' di fantasia. Sì. Un po' di fantasia, diamogli la forma al velomobile a goccia e andiamo a costruirlo. Come si possono costruire anche le lenticolari? Guardate che belle. Sostanzialmente queste lenticolari sono fatte proprio con quei pannelli, tagliate ovviamente circolare, con un taglio si fa una forma a cono e si posa sopra i raggi. In questo caso un consiglio è quello di non verniciare dall'esterno, verniciare dall'interno, perché la finitura lucida c'è già. Quindi se io vernicio devo poi star lì a mettere il lucido. Siccome questa resina è trasparente, sfrutto questa cosa qua e viene una figata già lucida. Già lucida. Quindi anche se so verniciare malissimo, ma proprio male, fa niente, tanto lucido già all'esterno. Andiamo a vedere allora l'applicazione di questo sistema direttamente sulla carenatura. Vado a creare un fondo con una forma a goccia.
una forma goccia il più possibile aerodinamica, un po' sul disegno che del velomobile Aeris, un po' sul design di Matteo De Chirico, che è stato lui poi a creare questo design, che io sto cercando in questo momento di fare il più possibile. Questa è la fiancata laterale. Assemblo, uso dei mattoni per fermare tutti i vari pannelli, perché nel mattone bisogna investire, perché il mattone è il futuro. E i mattoni, come vedete, tengono insieme la carenatura, e con il laser, che trovate anche questo in ferramenta, con il puntatore laser, cerco di rendere il più possibile simmetrico tutta la carenatura. All'interno della carenatura ci ho messo precedentemente il trike con me per vedere gli ingombri, e poi ho creato delle sagome semplicemente di cartone, potete usare quello che volete, nei punti che vadano a un po' verificare come dima i punti fondamentali, che sono, ricordiamo, ginocchia, spalle, piedi e vabbè testa, ovviamente per il fatto di poi creare poi successivamente il cupolino. Quindi vado un po' a mettere i pannelli, togliere i pannelli. Una parte molto difficile in questo caso, in questo progetto particolare, è il passaruota, ma non è detto che nel progetto che, se volete farlo naturalmente, ci debba essere. Io con Matteo abbiamo un po' deciso di dare un design un po' particolare a questo Aeris, proprio per il passaruota, che sarà un po' un punto distintivo, e siamo andati avanti così, quindi è diventato un pochino più particolare. Però quello stesso passaruota ha un po' creato anche una sorta di rinforzo che rende la struttura un pochino più rigida. Tutti i pannelli che ho utilizzato sono uno strato da 300 grammi metro quadrato di vetro resina, rinforzato nei punti giusti, eccetera. La parte un pochino più complicata è quella del cupolino. Il muso è facile, perché basta utilizzare delle stecche, come si vede dalla foto, di alluminio piegate sulla forma delle gambe. Anche perché ha quella forma gobba? Perché devo vedere attraverso, quindi con la gobba riesco a vedere meglio. Invece la coda va fatta in una maniera, come si può vedere, più tradizionale. Quindi prendete dei pannelli di polistirolo, li assemblate insieme e poi andate di lima, di taglierino, eccetera eccetera, fino a non troverete la forma corretta. Qui si vede un po' che ho cercato di fare una coda in una prima fase che non mi piaceva, poi l'ho modificata. Il grande vantaggio del poliuretano in bombolette che potete aggiungere, potete togliere, potete fare quello che volete, giusto? Vedi, ti piace questa roba qua? È un po' strana però, è un po' strano però. Perché ci sono quei pallini? Perché il poliuretano, quando si espande, fa un po' delle bolle, quindi se io voglio renderlo più facile, lo faccio in più lineare, più pieno questa struttura, devo riempire poi le bolle che si formano. Si riempiono le bolle, si fa la forma, io poi utilizzo il sistema di nastrare queste superfici con il nastro da pacco, il nastro americano, che tende a non far attaccare la vetroresina, e vado a stampare in positivo. Naturalmente questa parte, la parte del muso, come vedete, utilizzo tutti i pannelli che ho creato precedentemente, che sono già lucidi. Qui si vede come il muso ha già preso una certa forma, e questo muso viene un po' piegato con un po' di fantasia, in modo tale da rendere, da dare una forma abbastanza armoniosa a tutto quanto. La coda invece va laminata sul positivo, quindi bisognerà poi naturalmente in una fase successiva fare cosa? Cercare di levigarlo con i soliti sistemi, quindi si andrà poi a utilizzare la carta vetra con grani, con grammature sempre più alte, quindi prima si inizia con l'80, poi la 120, poi la 250 e poi tutte le altre, possibilmente con le ultime grammature si andrà a utilizzare la carta vetra con l'acqua, perché l'acqua rende molto più liscia la superficie. E andiamo quindi avanti nella creazione di questa carenatura. Sì. Sembra un po' una baracca. Sembra un po' una baracca, perché non è ancora sistemata. Sì, ecco, questa prima fase non è sistemata, quindi va bene che le superfici sono tutte lisce il più possibile, ma poi tutte le giunzioni, i rinforzi vengono fatti con delle piccole strisce di vetroresina imbevute e poi appiccicate lì. Quindi dall'esterno, dall'interno, anche lì ci vuole un pochino l'occhio per capire dove e come rinforzare, però nelle giunture bisogna rinforzare, sennò si apre tutto quanto. Questo è il cupolino viene fatto completamente ex novo, qua si può vedere la procedura. Sostanzialmente sono dei piani di poliuretano espanso, in questo caso XPS, messi uno sull'altro,
Mamma mia, ma che brutto che è il cupolino qui. Sembra un mostro preistorico. Sì, Sembra un cervello. Ma è solo una prova, per vedere più o meno l'ingombro. In questo caso non ero molto soddisfatto perché era una roba gigantesca. Vado a vedere anche il casco, perché poi questa creatura potrà essere utilizzata anche senza il casco, senza il cupolino, giusto? Perché poi d'estate, anzi primavera, fa un pochino più caldo, quindi può darsi che anche senza il cupolino si possa usare. E a questo punto gli rimetto dentro, come dalla foto, il trike e verifico finché è mezzo aperto che ci stia, che sia più o meno simmetrico. Sì, perché poi se faccio tutta sta baracca e dentro non ci sta, cosa l'ho fatta fare? Ci vai solo tu? Sì? Vabbè. È un po' grande però per te. Un po' grande. Però lo fai più piccolo, finisci. Te lo devo fare più piccolo? Va bene, te lo farò più piccolo. Andiamo avanti, come vedete l'uso dei mattoni è molto ampio. I mattoni servono appunto per tenere in piedi la struttura prima di incollarla. Il cupolino non mi piaceva, quindi l'ho continuato a levigare, olio di gomito, come dicevano i Mary Poppins. Sì, Mary Poppins. Olio di gomito e carta vetra in abbondanza. Una volta trovata la forma, come dicevo, si mette sul nastro americano, il nastro da pacco che non consente, in caso di stampo positivo, alla vetroresina di attaccarsi, e poi la strappo. Dopo due giorni la strappo e viene questa roba qua. Con il nastro americano cerco un po' di incollare, di metterla un po' insieme, la alzo in modo tale poi da trovare la posizione corretta. Qua è un pochino alto, poi sono andato a tagliare la parte anteriore del cupolino per renderlo un po' più spovente, un po' più sportivo. E questo è uno dei grandi vantaggi di questo sistema puzzle, direi, un po' puzzle, perché si tratta di comporre insieme. Non abbiamo sto mega stampone di polistirolo che due maroni, che poi non si può modificare una volta fatta la forma. Qui lo modifichiamo come vogliamo, tagliamo ancora e poi lo incolliamo. Tutta la struttura viene provvisoriamente attaccata con nastro americano. Qui vado poi a rinforzare l'interno aprendo una parte, e qui vediamo come la forma che Matteo ha cercato di disegnare è molto simile a quella reale. Per le simmetrie, perché naturalmente il passaruota a sinistro deve essere uguale al destro, vado a creare delle sezioni proprio col pennarello, le copio semplicemente cercando di tagliare queste sezioni col cartone da una parte e dall'altra. Qui si vede una sezione che è stata fatta di prova, ne faccio 3 o 4 e poi le levigo tutte insieme. Alla fine il risultato è di avere una buona simmetria, devo dire che sono contento. Questi passaruota poi credo che verranno eliminati dall'interno, scavati dall'interno, perché poi dall'esterno andrà a laminare sopra e poi ovviamente levigare, perché in questa parte ovviamente non sarà di certo lucida. Qui comincia a vedersi un po' la forma del velomobile. L'abbiamo chiuso, giusto? Sì. È chiuso? È chiuso. Secondo te va bene? Sì. Sì. In questo caso devo dire che già senza tanti rinforzi all'interno, per ora sono tutti rinforzi a parte esterna, è abbastanza rigido, si riesce a sollevare questo coso. Questo coso pesa all'incirca, dalla foto, circa 5,7 kg, 6 kg. E qui lo vediamo all'esterno, a me non dispiace come forma, ti piace? Sì. Sì, sembra un po' una macchinina. Macchinina sembra però. La forma sembra una macchinina, però è proprio un velomobile. Allora, siamo riusciti quindi a creare una sorta di coso che sembra una macchinina. Nelle prossime puntate vi spiegheremo come metterlo all'interno, come mettere il trike all'interno. Faremo all'interno e usarlo possibilmente, rinforzi, poi lo verniceremo perché in questo caso non è ancora tutto trasparente, un po' grezzo. Vi aspettiamo per la prossima puntata di Recumbent Bike for Dummies, giusto? Io e Sofia, vi salutiamo e alla prossima puntata, e vi raccomando, tutti in cantina a lavorare. Ciao! Ciao!